viene in mente una bella rottura di scatole se mi dici cancro. La domanda più importante che ho fatto nel momento in cui mi sono seduta davanti al professore che poi mi ha operato, mentre lui parlava, raccontava, spiegava, mi diceva tutte le visite che avrei dovuto affrontare, io a un certo punto l'ho interrotto e ho detto: professore, un secondo, guarisco o non guarisco? Perché poi tanto la cosa principale per me è stata quella. Nel momento in cui lui mi ha detto guarisci, io ho, diciamo, metabolizzato e sono andata avanti. Quindi la paura, l'angoscia ci sono state, ma semplicemente prima di ogni nuova cosa, perché comunque è la paura di ciò che non conosci, no? A parte un primissimo momento iniziale, cioè il giorno in cui ho rasato i capelli e quindi l'ho messa, per il resto sono andata in giro sempre senza parrucca e avevo la sensazione che intorno non mi guardasse nessuno. Se tu stai bene con te stessa, non ci sono occhi intorno che ti guardano. Il cambiamento più grande che devi affrontare durante il percorso, chiaramente visibile agli altri, è quello fisico. Qualunque persona, a qualunque persona parli di cambioterapia, me compresa, quando mi hanno detto che l'avrei dovuta fare, la prima cosa che ti viene in mente è: mi cadono i capelli. A me il cancro ha sicuramente cambiato anche come persona, no? Affronto i momenti in modo completamente diverso. Mi godo tutto, tutto appieno, c'è cioè anche le cose più sciocche, più stupide, ancora, perché poi mi hanno detto poi piano piano ti abitui e torni a essere magari più cinica, no? Come eri prima. Mi commuovo molto più facilmente, cioè piango, prima non piangevo mai, ero veramente una cinica, un po' stronzetta, e adesso invece piango per tutto, mi commuovo sempre. Io sono convinta di essere cambiata in meglio. Non mi ha peggiorato da questo punto di vista. Cioè, io sono convinta di essere diventata una persona migliore.